Segreti videoludici alquanto inutili. Non che ci siano segreti videoludici utili, ma oggi in particolarmente. Che però non conoscete e quindi vale la pena di raccontare anche perché sono buffi. Segreti sulle console, quindi magari all'accensione, nei menu nascosti, infrattati ben benino. Console di tutte le epoche, anche leggendarie, che solo chi è comunemente noto come vecchio ormai ha giocato. Insomma, però andiamo. Per me del 2000 non è vecchio, vero? È vecchio, vero? Va bene, comunque. Al numero 10 con il menu del Dreamcast. Fu un segreto che arrivò all'ultimo, nel 2004, con il gioco di uscita della console, l'ultimo mai pubblicato, Puyo Pop Fever, anche noto in giapponese come Puyo Puyo Fiba, che faceva passare il menu da 2D a 3D. Molto più carino e con tante funzioni, più delle sole quattro icone di default che c'erano nel menu originale, cioè gioca, impostazioni, musica, ciao. Beh, insomma, ci avevo pensato per tempo per farlo bellino all'ultimissimo segreto, che però si può ottenere solo con il gioco versione giapponese, appunto, passando nel menu alla lingua inglese. Quindi o hai soldi per comprare la costosa versione nipponica rara, o sei giapponese per vedere questo incredibile segreto. State tutti correndo a cambiare cittadinanza, vero? No, no, non così in fretta. No, fermi, dove andate? Vi prego, no. Alla numero 9, la musichetta del GameCube. All'accensione del menu, la ricorderete, è quella che fa più o meno... Fa così. Ecco, era iconica, ma poteva diventarlo ancora di più se si collegavano più controller alla console premendo poi il pulsante Z. Su uno solo si otteneva il jingle meno memorabile dei due in più. Mentre premendo Z su 4 si aveva la versione Nippo Tribal Jungle con il memabilissimo, anche mematissimo Yoo, che... Non viene ovviamente dal menu del GameCube, però l'avrete di sicuro sentito. Alla numero 8, Timmy! Io ogni tanto ragiono e mi interrogo sulla prima persona nella storia dell'umanità che ha avuto il privilegio di scoprire un segreto importante come questo. E mi chiedo perché qualcuno nel menu delle impostazioni della copia CD dell'Xbox originale avrebbe dovuto chiamare la copia col nome Timmy, però con 26Y alla fine, fino a occupare completamente la barra. Cosa lo ha spinto a prendere una simile decisione? Non lo sapremo mai. Ma lo ringraziamo perché ci ha fatto scoprire che così appare a tendina una grafica con i nomi degli sviluppatori dell'Xbox. Oh, wow! Alla numero 7, Wii a lume di candela. Questo è in realtà un trucco del mestiere che non ho mai usato, ma che so funzionare perché più o meno è una di quelle storie che me l'ha detto il cugino del prozio del trisnonno, sempre di un mio cugino, quello che nel 1800 diceva di avere la Play 1 in quel caso, che insomma sa come rimediare alla classica eventualità del ti sei scassata la barra dei sensori infrarossi della Wii. Succedeva molto spesso. Il segreto era che potevi farla a mano. Non servivano particolari infrarossi, ma bastavano due candeline e il Joy le riconosceva lo stesso. Alla numero 5, giochini nascosti nel Sega Master System, il mitico, l'antologico, l'ineffabile. Così tanto che in effetti nessuno sa cosa sia in pratica, parte da quello che so in Brasile, perché per quanto sia una delle console più fallimentari della Sega, ha avuto un boom di acquisti in Sud America così, senza senso, e ha resistito per un po' soltanto grazie a quelli, poi ovviamente è schiattato. Direte voi, una console già un po' pessima del suo, con un catalogo risicato, quale genialata di marketing le fa credere di potersi permettere di mettere come segreti, tenendo premuti i pulsanti 1 e 2 all'accensione, dei giochi segreti? Cioè, non sei messo così bene da poter metterli che la gente li deve scoprire i tuoi giochi? Buttali semplicemente all'interno della console. Comunque era Snail Maze, una delle più grandi cagate pazzo al labirintiche della storia del videogioco in generale. Quindi alla numero 4, il 3DS MP3 e tante altre utilissime funzioni. Alcuni potrebbero dire perché Harry il 3DS faceva da lettore MP3, appunto. Già questo di default era un segreto, perché non penso che nessun essere umano abbia mai ascoltato la musica sul DS, ma per i pochi coraggiosi saltava fuori che potevi nel mentre, per disperazione immagino, giocare sullo schermo superiore anche a due giochi, un generico e orrendo gioco di volo e un generico e orrendo sempre gioco di calcio. Non solo, qualcuno di voi ha mai usato il DS per andare su internet? Già, si poteva fare anche questo. E se col pennino nella home del browser picchiettavi il motivetto di Mario, compariva una versione alternativa di Breakout. Di un inutile questo. Alla numero 3, i segreti di compleanno. È il tuo compleanno e tu ti hanno regalato il DS con Mario 64. Cosa fai? Lo accendi e inizi a usare la chat integrata del sistema DS, PictoChat ovviamente, con cui si poteva chattare con ben 15 altri giocatori che dovevano essere tutti entro una distanza massima di 30 metri dall'utilizzatore, che ovviamente non poteva alzarsi e andare a dire quello che doveva scrivere all'altro bimbo a 30 metri di distanza. No, no. E se era il tuo compleanno e scrivevi in PictoChat, PictoChat ti faceva
faceva gli auguri. Che compleanno di me. Ecco, è considerabile un segreto, perché nessuno ha mai anche solo pensato, penso, di aprire PictoChat. Auguri che tra l'altro, non so se ricordate, c'erano anche su Wii, dove il Mi, se accendevi la Wii durante il tuo compleanno, veniva ricoperto di coriandolini. Quella era più carina. E la numero 2, le icone ballerine o altro. Questa è magari sfuggita e più, ma ricorderete sulla Play 2 che era un segreto fatto console di per sé. Le iconcine, ognuna diversa per gioco, che apparivano in memory quando andavi a fare qualcosa sui salvataggi, tipo cancellarli, caricarli, spostarli, togliere il gioco. Per la maggior parte erano icone statiche, ma ce n'era una manciata, appartenente a pochi giochi, le cui iconcine reagivano a quello che volevi fare. Per esempio, se desideravi cancellare il gioco, l'icona di Onimusha si metteva a piangere a terra perché la stavi rimuovendo dalla console. Era bellissimo. Ma prima di vedere la numero 1, mi raccomando, gente, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, vi sempre rimane sempre aggiornati di quante prossime top 10. Fatelo subito ora, via orsu! La numero 1, le torri della PS2. Ricordate, l'accensione e spuntano le torrettine. Ora, magari uno non ci fa caso, ma quelle torri non sono mai nella stessa posizione, non sono mai nello stesso numero, perché non sono sempre le stesse. Direte, eh? Esatto. Quelle torri erano i salvataggi in memoria di tutti i giochi giocati sulla console. Esatto, quindi se avevate giocato solo un gioco, c'era solo una torre. Non solo, l'altezza della torre corrispondeva al tempo passato su quel gioco. E io questa cosa l'ho scoperta tipo soltanto 2 anni fa e mi ha cambiato la vita. Io ora non ragiono più nella stessa... Non ci dormo la notte.